Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Questo video, ragazzi, mi è stato ispirato da due cose fondamentalmente. Prima cosa, sì vabbè, ogni volta che parte c'è la ruspa che passa dietro. Dicevo, ragazzi, sono due i motivi principali che mi hanno ispirato a fare questo video. Il primo motivo è che l'altro ha riscosso tantissimo successo, quello che vi lascio qua in alto dove rispondevo alle vostre domande nella neve. Il secondo è che ho ricevuto una domanda davvero interessante che mi ha fatto ricordare un avvenimento che mi è successo, cioè la mia più grande figura di merda davanti ad un pubblico facendo magia. Quindi quest'oggi, ragazzi, vi racconterò la mia più grande figura di merda che ho fatto facendo magia davanti a circa 100 persone. Vorrei però che nei commenti voi mi lasciaste scritta la vostra più grande figura di merda, sia che sia davanti a un pubblico, davanti ai vostri amici. L'importante è che sia una figuraccia, scrivetemela sotto nei commenti. Ah raga, vi ricordo che potete ancora partecipare al giveaway per pochissimi giorni e quindi vi lascio in descrizione il link Instagram se volete partecipare. Per raccontare questa storia, ragazzi, bisogna partire un po' dagli inizi, da circa due anni e mezzo fa, adesso non mi ricordo benissimo, quando io, siccome abito a Rimini, che è un posto di mare, incominciai a fare la stagione presso un bagnino. Ok ragazzi, facevo il bagnino presso questo bagno, un bagno qui della mia zona, insomma. Praticamente incominciai a lavorare, a parte che è un lavoro davvero duro, ragazzi, 10-12 ore al giorno, anche quando si tratta del sabato e della domenica, incominciai a lavorare e potete ben capire che lavorando tutto il giorno e avendo pochissimo tempo di pausa, e in quel tempo ci si riposa, quando ero al lavoro utilizzavo sempre le carte, ok? Quindi avevo sempre le carte in mano delle Modiano che aveva il bagnino, quelle da dare ai clienti, io le utilizzavo e cercavo di allenarmi, di mantenermi in forma facendo quei 2-3 giochi, quei 2-3 tagli lì ai miei colleghi oppure al capo. Appunto per il fatto che a volte mi successe di fare dei giochi al capo, lui rimase ovviamente stupito da questo fatto, perché non sono in tanti quelli che fanno magia, ragazzi, e quando uno subisce una magia dice: cavolo, figa sta cosa, come fai, di qua e di là, e mille domande. E così incominciai praticamente, ragazzi, a raccontargli quella che era la mia storia, come mi ero appassionato alla magia, che la praticavo ormai da 2-3 anni e niente, che studiavo dai libri, e lui si incuriosì molto di questa cosa. Fondamentalmente questo era anche un bagnino molto attivo, praticava delle feste, per esempio a Ferragosto c'era una festa che lui era solito fare, dove praticamente invitava tutti quelli del bagno, che erano davvero tanti perché era una spiaggia grande, e invitava appunto tutti quelli del bagno a partecipare a questa festa dove c'era una grande mangiata, insomma dove ci si ritrovava tutti insieme. Era solito, ragazzi, durante questa festa praticamente invitare qualcuno che cantasse, ballasse, insomma un artista che intrattenesse la gente dopo che finivano di mangiare. Quell'anno, ragazzi, che cosa fece? Visto che aveva un bagnino che faceva magia e se n'era accorto ormai da inizio stagione, decise di chiedermi appunto di partecipare a questa mangiata di Ferragosto. Io, ragazzi, non vi ho dovuto stoppare il video perché stava passando una persona davanti al viale e mi sono accorto quando era davanti che praticamente io ero qui che parlavo e gesticolavo e mi vergognavo troppo. Comunque, ragazzi, vi dicevo, io all'inizio ero un po' tentennante perché sapete, fare magia davanti a tante persone, poi ero anche un po' fuori allenamento perché avevo ripreso proprio in quell'estate a praticare magia, ero un po' tentennante, però alla fine decisi di accettare perché sì, è comunque una cosa molto bella fare magia davanti alle persone. Decisi di accettare, ragazzi, e quindi praticamente da lì in poi tutti i pomeriggi di lavoro, quando non avevamo niente da fare, eravamo lì a discutere io e il capo, praticamente ci mettevamo lì a pensare a quali giochi fossero più adatti da eseguire in quella circostanza, quindi davanti a tante persone ad un tavolo e io lì davanti a tutti con anche una telecamera puntata sulle mie mani. Insomma, le giornate cominciarono anche a passare un pochino più velocemente perché c'era quest'idea di arrivare al 15 di agosto per fare questo spettacolo e io mi ero già preparato tutta la scaletta dei miei giochi. Ecco le campane. Facciamo così, ragazzi, siccome magari alcuni di voi non lo conoscono l'Invisible Deck, adesso vi faccio vedere la performance dell'Invisible Deck, così poi capite al meglio quello che mi è successo durante lo spettacolo. Allora, ragazzi, il gioco in questione è questo: si prende un mazzo di carte e lo si dà nelle mani dello spettatore, gli si chiede poi di immaginare di comprare un mazzo di carte molto simile a questo e gli si chiede di aprirlo, stendere tutte quante le carte di faccia e sceglierne una, quella che più gli piace. La scelta sarà totalmente libera, in questo caso naturalmente la sceglierò io non avendo uno spettatore. Poi prende le carte che gli rimangono sul tavolo, le mescola e prende questa carta di dorso che solo lui conosce, ok? E la infila di dorso in mezzo a tutte le altre. Chiude tutto quanto, rimette nella scatolina e poi gli diciamo: questo però l'hai solo immaginato fino ad ora, portalo nella realtà. Per la prima volta, che carta hai scelto? Gli si chiede. Lui ci dirà: io ho scelto il 10 nero di picche. E noi gli diciamo: guarda, non sarebbe incredibile se quello che tu hai solamente immaginato io riuscissi a portarlo nella realtà. Infatti nel mazzo c'è un'unica carta girata di dorso fra tutte e non è una carta a caso, ma è proprio il 10 nero di picche da te pensato.
Ok ragazzi, ora avete visto com'è il gioco dell'Invisible Deck, quindi è un gioco molto molto figo che avrei utilizzato quasi come chiusura uno degli ultimi giochi e che avrebbe dovuto stupire tantissimo gli spettatori. Tutti i giochi prima andarono davvero benissimo, delle gran risate perché avevo anche inventato delle storie che facessero ridere per intrattenere al meglio, e poi arrivò finalmente il momento dell'Invisible Deck. Io incominciai a fare tutta la mia presentazione, che è quella che avete visto prima, quindi della carta pensata che viene estratta dal mazzo, girata di faccia, mazzo mescolato, e poi è l'unica distesa, no ragazzi? Cosa è successo però? Che lo spettatore aveva pensato ad una carta, cioè all'asso di cuori, ok? Quando io sono andato a prendere le carte, a dire solo una carta è girata, io ero convintissimo ovviamente che fosse l'asso di cuori, perché di solito quel gioco non lo sbaglio mai, si vede che ero preso dall'emozione, praticamente vado a scorrere tutte quante le carte e dico, ed infatti l'asso di cuori è l'unica girata. Ma ragazzi, in quel momento sono morto dentro, perché io in realtà ho alzato l'asso di quadri, avevo sbagliato a prendere la carta, invece dell'asso di cuori avevo preso l'asso di quadri, e quindi di conseguenza io ero lì fierissimo con una carta in mano dicendo, ed ecco qua la carta da te pensata, l'asso di cuori, sapendo benissimo che non era l'asso di cuori. In quel momento, ragazzi, non ve lo dico neanche, stavo veramente malissimo, pensavo di aver fatto una figuraccia davanti a tutti, ma ho avuto una fortuna, quella che quelli più lontani non vedevano la differenza, quindi vedevano un seme al centro piccolo che è quello di un asso e lo vedevano rosso, quindi non hanno messo in dubbio il fatto che fosse l'asso di cuori. Quelli vicini invece, ragazzi, se ne erano accorti, perché ovviamente si vedeva che non era l'asso di quadri ma era l'asso di cuori, o comunque viceversa, non mi ricordo cosa vi ho detto prima, e di conseguenza incominciarono a mormorare, a parlare con loro dicendo, ma quello non era quello l'asso che avevamo pensato, ha sbagliato. Quindi ragazzi, io in un secondo lì ho pensato davvero mille cose, cosa fare, cosa non fare, e ho deciso quindi subito di cambiare gioco. Quindi ho detto, perfetto ragazzi, andiamo al gioco. Perfetto ragazzi, non l'ho detto, non sono mica su YouTube. E quindi ragazzi, cosa ho fatto? Ho deciso subito di cambiare gioco e ho detto, ora vi mostro il gioco finale, per esempio, cambiando subito e smorzando la situazione, passando quindi a un altro gioco e sperando che gli spettatori dimenticassero quell'errore. Ovviamente ragazzi, nella globalità lo spettacolo è andato davvero bene, e quelli più lontani sono stati completamente stupiti. Quelli più vicini invece il giorno dopo, in due o tre, sono venuti lì e mi hanno detto, sei furbo, perché quella non era l'asso che avevamo pensato. Io ho fatto finta di niente, ho detto no, era quella, ma quando dentro di me sapevo benissimo di aver sbagliato. Questa ragazzi era la mia figuraccia, diciamo, che ho fatto in magia. Lasciatemi scritta nei commenti la vostra. Come forse avrò parlato anche troppo, infatti non vado a rispondere ad altre domande, mi sono soffermato solamente su questa. Come sapete mi piace parlare, penso lo si noti anche dalle intro abbastanza lunghe che a volte mi fate notare nei miei video. Detto questo ragazzi, siamo quasi 30.000, quindi secondo me ci sta incominciare a fare questi video dove vi racconto delle mie esperienze avute in ambito magico, perché boh, al più potrebbero interessare. Se non siete iscritti ragazzi, inutile dirvi di iscrivervi. Inoltre ragazzi, questa serie, come penso abbiate già capito, avrà una cosa in particolare, cioè sarà sempre fatta, questa dove vi racconto le cose, un attimo che il sole mi fulmina, sarà sempre fatta in un luogo diverso, cioè l'altra volta ero sulla neve, questa volta sono in un parco vicino a casa mia, guardate, completamente isolato al momento. Ok, scherzavo, guardate laggiù, in fondo sta arrivando uno camminando. Ragazzi, io adesso chiudo il video perché sta incominciando a passare un tot di gente. Prima però, per non dimenticare, vi mostro il mazzo di Phoenix devastato nell'ultimo video. Guardate quant'è alto, non ci sta più dentro la scatolina. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato come sempre. Se è così lasciate un bel mi piace che mi fa sempre piacere. Passate da Instagram in descrizione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo tutorial e poi un altro nuovo video di magia. Alla prossima ragazzi.